E grazie soprattutto a un'intuizione non sua, ma del suo attore, Burt Lancaster, che lui aveva disprezzato prima di avere, mentre girava, perché diceva è un cowboy del sano, non posso far fare da Fabrizio un cowboy del sano. Ma Lancaster, in maniera molto intelligente, capisce prima lui che Don Fabrizio è Visconti e comincia proprio a imitarlo. Capisce che il suo punto di riferimento è Visconti. E Visconti, vedendo Don Fabrizio, che è così vicino a lui, vedendo Don Fabrizio in quel mondo, comincia a capire che sta facendo un film autobiografico. Era cominciato anche con una specie di compito politico che si era dato, quello di dare al Gattopardo una versione più progressista di quanto fosse implicito. Di renderlo un romanzo di sinistra. Esatto, quindi farlo diventare un romanzo di sinistra. Sì, perché poi qui si potrebbe raccontare la storia del romanzo di Tomasi Lampedusa, ma perderemmo tutto sì, il tempo. Anche quella è una storia incredibile che tu nel libro racconti, un libro che inizialmente gli intellettuali organici del PC stroncano, attaccano e poi su ordine di Togliatti a un certo punto devono fare un'inversione a 180 gradi. E Visconti è cruciale in questa operazione. Il fatto che lo faccia un regista... non so se era iscritto al PC, ma comunque vicino al PC. Era uno dei registi proprio assolutamente, dichiaratamente vicino al PC, e quindi si era dato il compito, o gli avevano dato il compito, certo era difficile dare un compito a Visconti, e si era dato lui di fare un film che appunto rendesse esplicite alcune cose nel romanzo venivano date per acquisito implicite, in modo che si vedesse più il film, come dire, con un aspetto anche del mondo proletario, del mondo piccolo borghese, come molto positivo. Ma poi tutto questo Visconti capisce che non gli importa niente, vuole fare il film su se stesso, e non solo, credo che da allora in poi quasi faccia solo film su se stesso. Sì, è vero, infatti non è un caso che ritroverà Burt Lancaster in un film come il Gruppo di Famiglie Non Interno, farà chiaramente un autoritratto in qualche modo, sì, verissimo. Io avevo letto in un'intervista che con Burt Lancaster, che avevamo ripubblicato su Bianco e Nero un po' di tempo fa, che in realtà fu Goffredo Lombardo a scegliere Lancaster o Lancaster, non sono sicuro sulla città. Ma per un motivo abbastanza clamoroso, che lui a Hollywood era andato a trovare Burt Lancaster per parlare d'altro e aveva visto che aveva il romanzo di Tomasi Lampedusa sulla scrivania. Lo stava leggendo in inglese. Non so, poi lui era produttore di Lancaster in inglese. Era anche un produttore importante. Il mio attore che aveva fatto produttore aveva prodotto Matti, Vita di un Tibeto, che era un film meraviglioso. E poi soprattutto era uno degli attori del momento, quindi Goffredo Lombardo capisce che può coinvolgere una grande major americana tirando dentro lui, infatti la Warner entra nel film ovviamente dicendo però lo deve fare Burt Lancaster. Quando glielo dicono Visconti dice non se ne parla proprio, cioè è proprio una cosa che esclude. Visconti pensava ad altri attori, sì. Naturalmente. Aveva provinato Lorenzo Olivier o sbaglio? Non lo provina, ma pensava a lui. E Lorenzo, questo è strano, perché a un certo punto anche Fellini, per 8:30, pensa a Lorenzo Olivier. Fellini va due volte a Londra per incontrare Lorenzo Olivier e poi trova delle scuse per non incontrarlo, perché Fellini faceva finta con se stesso, questa era una cosa incredibile, che voleva un attore che non voleva. Ma lui diceva una cosa molto giusta. Quando, chi ha visto 8:30 se lo ricorda, quando si apre la porta dell'Arem e appare Mastroianni con tutti quei pacchetti regalo per tutte le donne dell'Arem, lui diceva, ma come faccio a far entrare Ableto lì dentro con i pacchetti? Come fa Lorenzo Olivier a fare simpatia, come poi farà simpatia Mastroianni, perché insomma farà accettare l'idea che quest'uomo abbia tutte l'amante, la moglie, la hostess, la donna della rivista, la donna dei sogni, cioè tutte insieme come una famiglia, era una cosa che soltanto uno come Mastroianni alla fine doveva far accettare.